Onesto, queste tipologie di video mi mancavano un po' da fare, perché a me piace fare i talk. Quindi siamo arrivati nel mio ufficetto, questa è la sede dove farò il video e quindi non ci resta nient'altro che iniziare con il video. Ragazzi, bentornati sul canale. Come vi dicevo appunto prima nell'intro, a me piace fare questi video parlati. Ne ho già fatto uno in passato, circa un 8 mesi fa, di come gestisco i miei soldi. Potrebbe avere un andamento molto simile a quel tipo di video, perché appunto sono io un po' che mi apro a voi e rispondo ad alcune domande che mi avete sempre fatto su Instagram, su TikTok, su YouTube, sotto i commenti. Quest'estate, tra l'altro, io l'ho super sfruttata per rilassarmi un momento, perché è stato un anno bello pieno. Non mi sarei mai aspettato tutta questa confusione, conversione, cioè ci siamo trovati in mano una cosa molto più grossa di noi. Poi molti di voi spesso mi chiedono di parlare 545, infatti vi accontento. Vi dirò un po' di curiosità, un po' come sta andando, un po' il come io sia arrivato a questo punto, perché è spesso una cosa che i ragazzi mi chiedono. Adesso vi spiego il mio punto di vista e, diciamo, non da professionista, perché sono anch'io nuovo nel lavoro, cioè non me l'ha insegnato nessuno a fare quello che faccio io oggi. Allora, progetto 545. Quello che posso consigliare al giovane che vuole intraprendere una carriera del genere è la pazienza. La pazienza è ad avere qualcosa di ben solido tra le mani, perché se fai un qualcosa tanto per seguire un trend, un wave, tempo un anno, puoi diventare virale per 6 mesi perché magari fai il pezzo che lo indossa la persona X, non lo so, però poi ti prendi quei 3-4 mesi di fama e poi fa questa cosa. Tu devi creare un qualcosa che faccia piano piano la sua salita, come alla fine è stato il mio personaggio Sante su Instagram. Io non sono mai esploso, cioè adesso mi seguite voi perché mi conoscete voi, ma io non sono mai andato a livello virale super conosciuto da tantissime persone, cioè a me non penso. Ho sempre fatto, diciamo, la mia crescita, però la mia crescita non ha mai fatto questa cosa qua. La mia crescita è sempre stata molto molto lenta, ma sempre verso la salita. Cioè io non ho mai avuto un calo, mai. Come lo è stato il progetto di 545. Ho applicato le stesse cose che ho applicato per far crescere il personaggio Sante su 545, ma anche perché all'interno di questo mondo io ci sono da tanto. Cioè io Instagram l'ho scaricato nel 2015, quindi non pensate che tutto arrivi così. Cioè, quest'anno siamo nel 2022, arriveremo nel 2023, sono 7-8 anni che io sono su questa piattaforma, quindi ci sarà un motivo se so come vanno le cose. Tutto questo è per riassumere che molto spesso mi dicono: ma il tuo progetto va bene perché sei Sante. Io ti posso dire, da una certa parte può essere anche vero, perché comunque tutte le persone che seguono me e comunque piace il modo in cui mi vesto con le mie cose, automaticamente faccio piacere le cose che io faccio anche alle persone. Che ci può anche stare, perché ognuno decide all'interno del progetto il suo business plan, il suo, come posso dire, schema di marketing, di come vuol fare a vendere i suoi prodotti, perché renderli unici. Quindi tutto quello per riassumere questo discorso è che ci vuole pazienza, un qualcosa deve essere costruito e ben fatto. Non abbiate fretta di sfondare, cioè ripeto, ragazzi, io sono qua da 7-8 anni sulle varie piattaforme social. I primi veri spiccioli li ho iniziati a vedere un anno fa. Poi un'altra domanda che spesso mi chiedono è come costruire un brand. Io non lo so di per sé come costruirlo. Io posso raccontarvi la mia esperienza di come io l'ho fatto, perché io non sono nessuno per dire fai quello. Sto ancora imparando tutt'oggi come si faccia. Ancora mi vergogno quando magari mi devo mettere d'accordo con un freelance o anche con un mio amico, perché io lavoro con amici, quando devo capire quanti soldi effettivamente dargli, cioè a livello di stipendio. Mi viene difficile perché non l'ho deciso di fare il capo, cioè mi sono messo nelle condizioni di doverlo fare per mandare avanti il progetto, anche perché io sono la persona più timida su questo mondo. Se devo andare lì a chiedergli quanti soldi devo dare, mi metto un po' a disagio, mi cringe un po'. Tra l'altro mi sto rendendo conto che da tutto il video che ho in mano il coso del condizionatore, spero che non si senta. Ho detto lo spengo prima di iniziare, poi mi sono dimenticato e ho iniziato a parlare. Adesso dovrebbe spegnersi, spero che non si senta nella prima parte, sennò rip. Spero di aver parlato abbastanza alto. E una cosa super importante, tra l'altro questo video doveva iniziare con come va la mia vita e poi ha preso la direzione di 545, perché proprio molte persone spesso mi chiedono di più di parlare del progetto, che spesso su YouTube non ne parlo troppo, tendo magari solo a mostrare i capi quando li indosso, come li indosso, senza soffermarmici troppo, dandoci molta importanza, perché comunque è qualcosa di importante per me, è diventato il mio main job. Alla fine Instagram è diventato una roba a parte,
Io faccio 5-3-5 ogni giorno. Quello che serve principalmente per iniziare, secondo me, non è saperlo fare, perché io, ripeto, non sapevo fare quello che oggi faccio, è iniziare, cioè buttarsi, ovviamente con una consapevolezza. Dovete lasciarvi ovviamente alle spalle le critiche, perché me ne arriveranno tante, perché è una roba normale, perché in Italia se una persona ha successo, o è figlio di papà, o è un mafioso, o ha qualche altro intrallazzo per cui vogliono farti capire che tu non hai fatto niente, ma è solo fortune, no? Tutta questa mega evoluzione del progetto oggi mi porta qui a presentarvi un inizio di un progetto così importante. Ne ha bisogno di una sorta di introduzione, una sorta di video parlato, che è New Understandings, come appunto ve l'ho fatto vedere sui vari canali social e tutto, che presenta per la prima volta una nuova concezione per 5-3-5 di vedere il modo di vestire. Sono esattamente circa 10 mesi, un anno, che lavoriamo al primo pezzo di questa prima collezione di 5-3-5. Noi non avevamo mai fatto una collezione, cioè nel senso ci eravamo sempre suddivisi a drop, mentre adesso ci riteniamo di essere pronti a livello professionale, aziendale, di struttura, di presentare per la prima volta una collezione vera e propria, quindi fatta da diversi pezzi suddivisa in drop. Questi qui che vedete alle mie spalle sono i primi pezzi che usciranno a settembre, esattamente il 22 settembre, ore 17:45, 5:45 p.m. Per chi non sapesse neanche cosa voglia dire 5-3-5, magari ci farò un video a parte su tutto il significato del nome, eccetera. E quindi questo primo drop di apertura di 5-3-5 New Understandings sarà a settembre. Io adesso lo dico molto tranquillamente, molto sereno, ma dovete vedere la paura che avevo negli audio WhatsApp, nel parlare con appunto i ragazzi, i miei amici che lavorano con me, quanta ansia io potessi avere prima di un drop del genere. Perché per voi può essere semplicemente un drop, ma per me è una scommessa, è l'inizio di un nuovo progetto, un nuovo capitolo che si apre ancora per diventare ancora più grandi, ovvero realizzare una collezione. Non è stato facile, perché tutti questi pezzi tra di loro dovranno parlare. E non è che fai un drop con una cosa a parte, cioè tutti devono avere un significato unico, come comunque ho sempre portato avanti su 5-3-5 nei drop passati. Perché alla fine un pezzo che è uscito un anno fa, tu te lo puoi ancora mettere con una roba che uscirà di questa collezione qui. Deve esserci sempre un conobbio tra tutti, così il ragazzo che si va a comprare la cosa X dell'anno 2021 e il pezzo Y del 2022, insieme stanno bene. È una roba super importante per me, perché io voglio che il pezzo duri. Questo qui sarà solo il primo drop di quello che vedrete di New Understandings, perché vi posso assicurare che io non sono mai stato, è anche normale dirlo ad ogni drop, non sono mai stato così gasato come questo drop, potrebbe essere una frase fatta, perché ogni volta mi stupisco sempre di più di quel livello che il mio team dietro, perché ripeto, da solo non arrivi da nessuna parte, riesce a fare per far uscire determinate cose. Per esempio, in questo drop appunto, dove ci sono la long sleeve, che secondo me è un pezzo che non ho ancora fatto, io volevo fare perché mi sono reso conto che avevo una long sleeve nel mio armadio, la usavo, però ho detto, ma io non ce ne ho una bella, perché non farla? E questa qui è come se fosse, diciamo, il pezzo di apertura della collezione, dove appunto hai il logo davanti, con scritto 545, Fall Winter 2022-2023, New Understandings, e dietro comunque una grafica iconica del progetto, perché comunque l'arco sappiamo che è stato super iconico per questo progetto, e poi tutta questa grafica come se fosse un po' rovinata, che fosse andata via con tutta questa grafica qui, tipo stile vintage, no? Bellissima, infatti già da quando mi è arrivato il primo sample non smetto di utilizzarla. Quella che vi ho fatto vedere appunto è bianca con la grafica di questo blu notte nevi scuro, questa qui nera con appunto la scritta dark grey, che è mettibile totalmente ogni giorno dell'inverno, perché io d'inverno mi vesto sempre totalmente nero. E poi abbiamo la Cream Supreme, che è quella un po' più low key delle tre, dove si nota un po' meno la grafica, che è questa super bella. E ovviamente sapete che il cream in ogni drop non può mancare, perché diciamo dove è nato un po' tutto il colore del progetto. Infatti il cream è anche l'immagine del profilo di 5-3-5, perché è il colore, cioè per 5-3-5 il cream è il colore. Dopodiché arriviamo già al pezzo più forte del drop di settembre, che è un capo a cui ci lavoriamo da tantissimo tempo. Perché se ci pensate bene, settembre 2021 è stato il primo drop in assoluto di una parte bottom per 5-3-5, ovvero il double knee denim di 5-3-5, che poi è uscito in diverse colorazioni. Ed è stato l'unico pantalone per molto tempo, è uscito a settembre, l'ultimo drop è stato a marzo 2022.
cioè settembre 2021, marzo 2022, con un unico pantalone fatto in diverse colorazioni, perché poi è stato migliorato, eccetera. Quindi volevo portarlo migliorato e fatto bene. Però 535 non ha mai avuto un altro pantalone. Motivo per cui non è appunto uscito altro pantalone l'anno scorso, sempre inteso da settembre a giugno, è perché io lo volevo perfetto. Cioè, su questo cargo ci sta lavorando da non avete idea quanto tempo. Perché volevamo un qualcosa che fosse indossabile sempre, come appunto è tutta la filosofia di quelle cose che facciamo. Come potete vedere, ha due tasche dietro e due tasche frontali, non ne ha nessuna laterale che non va, diciamo, ad aumentare il volume del pantalone per renderlo qualcosa anche di elegante, volendo, da mettere la sera. Io l'ho messo tantissime volte la sera e mi ci trovo benissimo. Cioè, anche in una situazione quasi elegante puoi metterlo, perché sta bene sia con sneakers sia con anche non sneakers. Per esempio il marrone lo metto moltissimo con i miei derby di Bottega Veneta e sta da Dio, cioè sta veramente bene. Poi ci abbiamo messo diversi dettagli che hanno aumentato, diciamo, il livello del pantalone, come possono essere le embroidery qui sulla coscia destra, il bottone, non vi dico gli sbattimenti che abbiamo fatto per questo bottone qui, il design è stato fatto da un'azienda che fa bottoni per marchi molto importanti, che ovviamente non posso dire nomi, e con un embroidery anche sul dietro. Anche per esempio dettagli come la salpa, che l'abbiamo voluta fare in questo cream molto sottile, che abbiamo fatto 10 prove di tonalità di cream, è stata fatta in pelle con appunto tutta questa lavorazione dei bossed. C'è stato, diciamo, un aumento alla cura dei dettagli per questa nuova collezione non irrilevante, poi lo vedrete in quelle cose che usciranno dopo, che appunto non posso anticiparvi nulla al momento, mi spiace, niente spoiler. Già nelle mie stories e nei vari TikTok che faccio già ci sono tanti spoiler, infatti se volete già vederle prima, l'unico modo per vedere spoiler è seguirmi su Instagram e su TikTok, quindi vi lascio qua i canali qua, se volete vedere le cose in anteprima in modo molto subdolo. Ho una cosa che uscirà o ottobre o novembre che non voglio fare assolutamente spoiler, cioè uscirà solo nel momento in cui, giuro me lo prometto, ci sarà il reveal. Non farò spoiler perché mi ammazzo piuttosto, non faccio spoiler fin quando non c'è il reveal perché potrebbe far molto casino. Mi ero dimenticato di una cosa. Ma mi stavo dimenticando di loro, come avrei mai potuto dimenticarmi di loro? Che sono la cosa più richiesta da un anno a questa parte, da dicembre esattamente, quando è uscito l'ultimo cappellino 545, che non faccio uscire cappellini. Motivo perché non ho fatto uscire ancora cappellini da dicembre? Lo stesso del cargo, lo volevo perfetto e ce ne saranno tanti altri. Ho già tutta la scaletta di headwear che usciranno 2022-2023 di là, alcuni sono già arrivati e non ve li farò vedere ovviamente. Questi qui sono i primi che usciranno a settembre e sono micidiali, cioè nel senso, ripeto, voi poi siete tenuti ad avere il vostro giudizio, ma un qualcosa del genere rispetto al tracker che è uscito l'anno scorso, per chi lo prenderà vedrà letteralmente il salto di qualità da una cosa all'altra, con le embroidery qui sul lato, il logo qui fatto in 3D, l'interno che è totalmente brandizzato, cioè è fatto veramente bene, bene bene bene. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video YouTube, non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, su TikTok, sugli altri vari canali social, se volete vedere tutte queste cose indossate con varie info eccetera eccetera, seguite tutte le varie pagine, come può essere anche 545 stesso, perché appunto lì nelle storie spostiamo fit, video fit, size chart, dettagli, materiale, tutto quello che volete. Io vi ringrazio infinitamente di tutto il supporto che mi è stato dato fino adesso, perché so che comunque sono in una posizione fortunata e ciò non verrà sprecato, anzi verrà sempre portato più in alto. Noi ci vediamo al prossimo video, riaccenderò l'aria condizionata perché sto morendo di caldo. Sante, out. On another plane when you hit my phone. On another wave, I just dip like ghost. 3 months on the west and I hit my coast. I know nothing stopping you, that's why you keep